Fare giustizia di comunità, e questo è il titolo dell'incontro organizzato in città nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno dalla Scuola Superiore della Magistratura di Caltanissetta insieme all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta Enna, al mondo dell'avvocatura nissena e dunque la Fondazione Scuola Forense e con la collaborazione del Consorzio Universitario Nisseno che ha ospitato l'evento. Tra i relatori, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari, magistrati e avvocati per discutere di giustizia e di quella di comunità in particolare, di sanzioni sostitutive, riforma Cartabia, ma anche di prevenzione di pubblica sicurezza. Parliamo di riforma Cartabia, parliamo di probation, parliamo di sanzioni sostitutive nuove che provengono anche dalla magistratura di cognizione, parliamo di un nuovo modo di fare giustizia, lontano appunto dalla spada e dalla bilancia, almeno non è solo quello, ma è una giustizia, diciamo, che vuole ricercare un equilibrio tra le parti. Quindi l'obiettivo dell'inclusione, l'obiettivo di ricucire un patto con la collettività affinché queste persone che rompono, no, trasgredendo una regola, abbiano un'opportunità di farsi protagonisti attivi di un recupero, diciamo, del bene comune. E questo lo si fa attraverso la collaborazione di tutti quanti, secondo appunto quello che oggi definiamo un approccio multi-agency, dove ognuno di noi, come dire, fuoriesce un po' dal perimetro delle proprie competenze per individuare un bene comune collettivo che appunto incrocia e annoda tutte le parti della comunità, proprio per un fare giustizia di comunità. Questo è uno dei tanti convegni che vengono organizzati presso il Consorzio Universitario, così come è stato sin dall'inizio data questa ampia disponibilità. Chiaramente questo è un argomento, la giustizia di comunità, assolutamente interessante, tant'è che la dottoressa Provenzano, che è, diciamo, l'organizzatrice di questo convegno, ha invitato un parterre di relatori di grande livello. E la finalità della riforma Cartabia è quella di rendere più risocializzante la misura alternativa. Quindi, diciamo, il tema di questo convegno è legato proprio a fare delle riflessioni in merito alla risocializzazione e al reinserimento.